L'attività politica ha sempre fatto parte di me come persona, ma anche della mia famiglia. Ho lavorato per tanti anni per la Südtiroler Volkspartei. Negli anni 90 ho avviato la riforma del partito in qualità di segretario organizzativo, fino a gestire la campagna elettorale nel 2018, quando partivamo con sondaggi decisamente sfavorevoli. Ho contribuito allo sviluppo di questo territorio in diversi ambiti, prima da assessore al turismo, all'economia, alla mobilità. In seguito ho affiancato il dibattito politico come presidente del Consiglio provinciale. Infine, come sapete, nel 2019 ho preso in carica la sanità, l'ambito che in quel momento, nella percezione dei cittadini, dei media e della politica, era quello con la connotazione più negativa. E ce lo ricordiamo ancora. Questo compito mi è stato affidato nella consapevolezza che, per esperienza, ho dimostrato molte volte di saper gestire situazioni difficili. Vi ricorderete, ci sono state fiaccolate, proteste, perdita di fiducia su larga scala. Sono riuscito, insieme al mio team eccezionale, mi permetto di dirlo, a calmare le acque in tempi piuttosto brevi. È tornata la tranquillità e abbiamo potuto lavorare. Abbiamo trovato un sistema per contrastare la carenza dei medici, anche per il futuro. Abbiamo valorizzato i piccoli ospedali. Abbiamo posto l'attenzione su tematiche di centrale importanza, mai risolte come il tempo di attesa e il pronto soccorso di Bolzano. Ed ecco che arriviamo al tema che voglio affrontare oggi. Oltre 3 anni fa ho espresso un'opinione. Si trattava di una telefonata tra due persone non destinate al pubblico. Il fatto che questa conversazione, completamente irrilevanti ai fini investigativi, sono state procurate e divulgate in modo mirato. Viene completamente taciuto da alcuni media che pretendono di essere critici. Se questo è il nuovo standard delle relazioni tra persone, siamo veramente alla barbarie. Vorrei sapere dove, al lavoro, nel vicinato, eccetera, non capita di sfogarsi o scaricare tensioni di modo simile. Quello che ho detto non è stato bello, lo ammetto, e per questo mi sono scusato in diverse occasioni. Nel gruppo consiliare, ed il segretario Achem lo ha confermato, la mia posizione è stata chiarita. Proprio per questo motivo il gruppo, di cui fa parte anche il presidente, hanno ritenuto che tutto il problema è chiarito e che non dovevo presentarmi in questa commissione. Non hanno ritenuto nuove spiegazioni alla commissione interna che si è occupata dei fatti. E inoltre questa personale scusa al presidente Kumpercha è stata fatta da me prima della pubblicazione di questo libro. Nonostante il presidente fosse a conoscenza di tutti i contenuti delle intercettazioni da circa un anno, e sottolineo tutti, non ha mai nemmeno tentato di chiarire la faccenda con me in un anno di tempo. Ciò nonostante, nel frattempo abbiamo continuato a lavorare in modo professionale, svolgendo un buon lavoro, come ha riconosciuto lo stesso Presidente varie volte. Ho appoggiato la Giunta provinciale anche quando ero di parere diverso nelle questioni che avevano il favore della maggioranza. Per tutto questo sono rimasto stupito che ora, nonostante i 3 anni di collaborazione professionale, la fiducia improvvisamente si sia persa, anche ciò che è stato pubblicato in questo libro era noto da tempo. Come sapete, il Presidente mi ha chiesto lunedì, e sottolineo lunedì, dimettermi. Ho rifiutato non a cuor leggero, ma per ragioni ben ponderate. Non sono mai stato coinvolto in questo procedimento penale. Tra le pagine dei protocolli delle intercettazioni ce ne sono solo poche che mi riguardano. Complessivamente si tratta di 7 telefonate fatte durante 4 mesi a fine 2018, quindi 3 anni fa, e vi sembra questo possa essere una cospirazione? E infine ho sempre lavorato per causa indipendentemente dai punti di vista. C'è ancora molto lavoro da fare, molti progetti sono in fase di realizzazione, abbiamo una carenza di personale infermieristico e tanti progetti sono praticamente da fare. Stiamo pianificando misure per valorizzare i medici di base, devono essere attuati altri accordi universitari per la formazione medica e infermieristica, sono tutti progetti coordinati dal Dipartimento. Qui stiamo parlando invece di un problema personale che il Presidente ha con me.
Ecco perché toccava a lui assumersi la responsabilità e sollevarmi dal mio incarico. Spetta quindi anche a lui fare anche i prossimi passi, cioè proporre una nuova composizione della giunta al Consiglio Provinciale e metterla ai voti. A mio parere questo andrebbe fatto il più rapidamente possibile. Se non dovesse farlo, chiariremo i prossimi passi a livello di partito e infine nel Consiglio Provinciale. Tuttavia si crea inevitabilmente una frattura nella continuazione e realizzazione di questi progetti. Pertanto ritengo che interrompere questi progetti a un anno e mezzo dalla elezione non possa giovare a nessuno. Ma se il Presidente la vede diversamente, non mi resta che prenderne atto. Non potrò più continuare il mio lavoro politico come membro della Giunta Provinciale, ma potrò farlo come mandatario del Consiglio Provinciale. Ed è quello che farò perché è una responsabilità di fronte ai miei elettori che devo e voglio adempiere nel miglior modo possibile. Grazie dell'attenzione.